Sapete cos'è Clock Club? Si tratta del primo corso da orologiaio online dedicato agli appassionati di orologi. Nasce da una collaborazione tra Clockface.it, partner del nostro canale e che è anche un marketplace di orologi, ma è anche un editore, e tra Stefano Colombo, orologiaio del canale YouTube Tic Tac Watch Channel. Stefano è un maestro orologiaio diplomato alla Scuola Orologiai di Torino. Insomma, qual è l'idea dietro Clock Club? È quella di realizzare un videocorso per tutti gli amanti degli orologi che abbia lo scopo di approfondire le proprie conoscenze, la propria tecnica, capire davvero come funziona un orologio, ma anche nella prova pratica, poterlo poi smontare, pulirlo, revisionarlo e rimontarlo. Ora, l'idea alla base di Clock Club è un'idea geniale per un motivo semplice. Di corsi da orologiaio ce ne sono tanti, ci sono quelli professionali anche. Questo è un corso per amatori, non viene rilasciato un attestato, serve principalmente a chi ama gli orologi ad approfondire le proprie conoscenze, migliorare se stessi, investire sulla propria cultura, ma anche sulla propria passione. Credo che a tantissimi sia sempre piaciuta la possibilità di capire i propri orologi o anche di risolversi qualche problemino, per esempio, delle sfere non perfettamente montate, una marcia irregolare, insomma, capire davvero i propri orologi. Ciò che c'è di geniale però dietro Clock Club è l'idea di fondo che hanno avuto i ragazzi di Clockface e Stefano, ovvero quella di consentire a tutti gli iscritti di seguire i video del corso, ma soprattutto di fare pratica insieme a Stefano durante la spiegazione dei suoi video. Ora vi spiego come funziona, ma lo facciamo tra pochi secondi, come sempre, dopo la sigla. Benvenuti o bentornati su Talk, nella nostra stanza degli orologi, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi a polso, che poi è anche un po' il bello, no, di questa passione. Ora, come dicevamo, Clock Club è un corso online da orologiaio per appassionati. E l'idea mi è piaciuta subito per una serie di motivi. Ce ne sono diversi. Il primo è che, in quanto corso online, si tratta di video che verranno pubblicati nella pagina Clock Club, a cui potranno accedere tutti gli iscritti al corso. Quando vogliono, all'orario che preferiscono, possono rivedere i video quando preferiscono, anche 100 volte, e questo naturalmente aiuta la comprensione. Insomma, non bisogna prendersi del tempo, seguire un corso, prendere appunti, i video sono sempre lì disponibili per tutti. E poi c'è Stefano, che è un amico, ma soprattutto è un bravissimo orologiaio ed è anche un bravissimo divulgatore. Pubblica sul suo canale Tic Tac Watch Channel già tantissimi contenuti tecnici gratuiti per tutti e credo che dei corsi preparati da Stefano possano essere dei corsi molto belli e anche di facile comprensione. E ci sono già due elementi fondamentali. Ma l'idea geniale che hanno avuto i ragazzi di Clockface e Stefano, ed è anche l'idea che mi è piaciuta di più in assoluto, che mi ha convinto anche a partecipare a questo corso, a cui parteciperà anche Rosario e preparerà dei video molto molto divertenti anche insieme a Stefano, ce l'ho qui perché mi è arrivato un pacco qui nella stanza degli orologi. Si tratta dell'idea geniale che hanno avuto appunto i ragazzi di Clockface, e cioè un kit di attrezzi selezionati da Stefano e che comprendono anche il calibro su cui esercitarsi proprio per fare pratica davanti ai video di Stefano e anche durante la live che sarà poi presente all'interno del corso e che potrà essere prenotata da tutti gli iscritti per fare domande a Stefano, per risolvere magari dei problemi insorti durante la pratica, per creare una piccola classe di iscritti che potesse effettivamente poi servire a migliorarsi ancora di più. Bene, io sono curiosissimo di vedere come è realizzato questo kit, premesso che si tratta del primo prototipo in assoluto. Mi hanno già detto che verrà migliorato tutto il kit, sebbene possiamo farci un'idea concreta effettivamente di quello che arriverà a casa e con cui poi ci si potrà effettivamente esercitare durante il corso pratico. Quindi, senza perdere altro tempo, giriamo la camera, facciamo l'unboxing e vi spiego anche qualche dettaglio di questo corso Clock Club. Sono troppo curioso di fare questo unboxing perché l'idea che hanno avuto è veramente simpatica. Spero di non far danni.
è molto simpatica perché poter fare pratica con un corso online, ma soprattutto avere gli strumenti per poterlo fare e con il calibro alla mano da aprire, smontare, studiare assieme a un orologiaio, credo che non l'abbia mai avuta nessuno, tant'è che appunto si tratta della prima volta in assoluto. E sono curioso di vedere come è fatto questo kit, perché dalle prime immagini mi è sembrato veramente molto curato, come giusto che faccia un editore importante, e naturalmente sono anche curioso di iniziare subito questa avventura che partirà a marzo, dopo che Stefano e dopo che Clockface avranno poi preparato il corso per tutti. Eccoci qua, vediamo un po' di svelare che cosa c'è all'interno. Ah, questi qua sono i quadranti, ve li faccio vedere in anteprima, perché questi sono i quadranti e le sfere che non sono ancora presenti all'interno del kit. Vediamo se mette a fuoco, ma che verranno aggiunti all'interno del kit. Queste sono delle stampe in maniera tale da farvi capire il quadrante che arriverà con la secondina e i numeri Breguet, e c'è anche il loghetto Clock Club, e servirà anche lui naturalmente per esercitarvi, perché è un calibro senza quadrante e lo si può certamente smontare e revisionare, ma serve anche avere qualcosa di completo. Questo qui è il tappetino è bellissimo, fermi, non vi svelo ancora nulla. Il tappetino è un bellissimo tappetino, è anche serigrafato, ecco qui la serigrafia. Comunque è un tappetino molto buono, pesa, non come quello che ho comprato su AliExpress, e lo dico onestamente, tappetino da lavoro, tappetino classico da orologiaio. Poi il Rodico Bergeon, Rodico che Stefano vi spiegherà come si utilizza e a che cosa serve, e poi il nostro bellissimo kit. È un kit premium, lo dico subito, non è certamente il kit di Amazon da 20 euro con cui arrivano pochi attrezzini per poter lavorare, attrezzini brutti e fatti male che ho già provato, tra l'altro mi pare di aver anche recensito. Questo qui, Clock Club, Clockface, ci tengono a fare le cose per bene e onestamente si vede. E vediamo un po' allora che cosa c'è nel kit di ogni iscritto a Clock Club. Ripeto, è il primissimo prototipo che dovrà essere aggiornato. Allora, set di cacciaviti di tutte le misure per poter lavorare sulle viti del movimento. Qui immagino ci sia, ah sì, qua ci dovrebbe essere il Rodico, però mi diceva Clock Club che in questo primissimo prototipo gli alloggiamenti devono essere, sono poco profondi e dovranno essere migliorati nella versione finale. Le tre pinzette di tre dimensioni diverse, e quindi quella dalla più precisa a quella meno precisa per prendere per esempio degli elementi più grandi, e poi ancora, anche questo qui verrà un po' migliorato mi dicevano, ma insomma rende assolutamente l'idea, soffietto per polvere, granelli e tutto ciò che serve, due ferma movimento, questo dovrebbe essere l'olio all'interno, vediamo un po' se è vero, sì, un olio generico per la lubrificazione del movimento, poi dicevo ci saranno anche quadrante sfere, questo credo che sia il grasso, vediamo un po', sì, grasso immagino siliconico, ancora, questo che c'è? Ah, questa qui è l'oliera, qui si mette l'olio che si prende poi con gli oliatori, questi qua. Perché sono diversi oliatori? Perché ogni punta ha una dimensione diversa e serve a fornire una quantità diversa di olio nel momento in cui la utilizzate. E questo è un ingranaggio, probabilmente del movimento, ripeto, si tratta appunto del primo prototipo, due lenti magnificatrici fondamentali per chi lavora sui movimenti, 3x e poi 10x,
e infine il nostro movimento. È il primo movimento su cui è bene iniziare ad esercitarsi, proprio per le sue caratteristiche e soprattutto per le sue dimensioni. Movimento naturalmente che ha proprio lo scopo di fare pratica e su cui poi arriveranno appunto sfere e quadrante, in maniera tale da aggiungere anche una caratteristica in più, cioè quella di imparare a lavorare sui propri orologi. E perché questo? Beh, perché il corso, oltre ad avere lo scopo di approfondire le proprie conoscenze e magari di soddisfare le curiosità di un appassionato, no? Probabilmente tantissimi di noi appassionati hanno voglia di imparare a fare qualcosa, come vi faccio vedere io ogni tanto nei miei video, ha anche quello di darvi delle conoscenze che possono rendersi molto utili nella vita pratica. E perché questo? Beh, perché un corso del genere vi consente, per esempio, di imparare a valutare gli orologi in un mercatino. Vi consente di poter capire se state per prendere una fregatura oppure no e risparmiare i vostri soldi. Vi consente, per esempio, di poter scegliere un orologio non in formissima sapendo di poterci mettere mani, di poterlo riparare, quindi magari di risparmiare tanti soldi sia nella scelta di un orologio sia anche nella revisione o anche nella revisione dei vostri orologi, magari quelli vintage, quelli meno importanti, ma che hanno un'incidenza e anche abbastanza onerosa, soprattutto per i collezionisti che non si privano certamente di orologi nella propria collezione e ne hanno tanti da dover revisionare. Perché dico questo? Il corso costa, secondo me, una cifra già di per sé bassa per quello che riesce poi a dare agli iscritti, anche da un punto di vista materiale ed economico, con gli esempi che stavo facendo. Ha un costo di 990 euro, che è di sicuro meno di quello che costano altri corsi per professionisti, e questo non potrebbe essere diversamente perché è un corso appunto riservato agli appassionati, ma ritengo, e lo dico sinceramente, che sia comunque un costo appunto molto contenuto per quello che è il corso. E soprattutto oggi, per i primi 100 iscritti, ci sono ancora dei posti disponibili, è possibile acquistarlo con un forte sconto, 650 euro anziché 990 euro, con il codice sconto che trovate nella descrizione di questo video e su cui non prendo alcuna commissione, è semplicemente uno sconto riservato da Clock Club a tutti i primi 100 iscritti. 650 euro è il costo di un vintaggino comprato la domenica al mercatino, magari un paio. Però io ritengo che sia un costo che va al di là del mero valore materiale, proprio perché in ogni caso serve ad accrescere la propria passione. Un po' come comprare un nuovo orologio e metterlo in collezione per avere quella soddisfazione personale, beh, questo corso è la stessa cosa, però vi dà un valore vero che poi è possibile sfruttare sicuramente dopo, senza considerare che un appassionato probabilmente vuole sapere determinate cose anche soltanto perché è appassionato di orologi. Insomma, io non vedo l'ora di iniziare, dovremo aspettare ancora un paio di mesi circa, ma stanno lavorando alacremente, come piace dire proprio a Stefano e come potete vedere voi stessi, alla organizzazione e produzione di questo corso. È già possibile iscriversi naturalmente sul sito ufficiale nella sezione Clock Club di clockface.it, ma vi lascio tutti i link in descrizione, compreso il codice sconto per pagarlo 650 anziché 990 euro. Io non vedo l'ora di apparecchiare il mio banchetto da lavoro e mettermi in gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se vi iscriverete, perché magari ci vedremo in classe. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video, vi do appuntamento ad una prossima puntata di Talk qui nella nostra stanza degli orologi. Ciao.